Due Eurofighter fanno da imponente e rassicurante sfondo. Il passaggio della bandiera di guerra suggella il cambio al comando del 36esimo stormo dell'aeronautica militare, uno dei più decorati e prestigiosi dell'Arma Azzurra, che esattamente da 50 anni ha sede a Gioia del Colle. Il colonnello pilota Giovanni Balestri, torinese, 43 anni, il prossimo 4 dicembre subentra al pari grado Giampaolo Marchetto, varesino, 44 anni compiuti da poco. Sotto il comando del colonnello Marchetto, alla base di Gioia del Colle, sono arrivati i nuovi e modernissimi velivoli di difesa Eurofighter Typhoon. È stato inaugurato il primo simulatore di volo Eurofighter ed è arrivato il secondo gruppo volo, il glorioso decimo caccia. Diversi fiori all'occhiello sotto il suo comando, qual è il più importante? No, non lo saprei, questo non lo saprei dire. Io penso che forse la cosa più importante è stata quella di saper, come dico, il nuovo comandante, saper interpretare il respiro della base di Gioia del Colle e aver utilizzato ogni singolo respiro per riuscire a costruire qualche cosa. Il colonnello Balestri eredita un patrimonio importante sul piano logistico ed operativo e non nasconde la consapevolezza delle difficoltà che l'attendono a causa della contingenza finanziaria. Noi come Eurostormo sono sicuro che, come ha sempre fatto anche in questo momento di carenza di risorse, riuscirà a tirar fuori il meglio e a raggiungere gli obiettivi, a sostenere il comandante come ha fatto con il mio predecessore. È una vita che si rinnova. Il colonnello Marchetto ha fatto molto bene, adesso ci sarà il suo successore e lo Stormo continuerà nelle sue tradizioni. Ha sempre fatto le cose fatte per bene e sono sicuro che continuerà a farlo.